I designer sono amici nostri che abbiamo invitato per decorare pasticcini, perché alla fine lo che vogliamo con Mima è promuovere la creatività. Dell'erba per rappresentare un pochino la crescita del bambino e forse un futuro più verde per tutti. Ascolto sempre l'idea dei bambini, perché sono dei clienti che mi danno molte soddisfazioni, che hanno sono liberi dei condizionamenti estetici, dei canoni standard che gli suggerisce la società. Allora, questa grafica ho pensato per soprattutto chi sta su questo passeggino, quindi i bambini. I bambini così vedono il suo passeggino come suo amico o amica. Un'interpretazione diversa, hanno lavorato in tre laboratori separatamente, ognuno di loro ha dato un'interpretazione diversa di Mima. Comincerei con Antonio Pio Giovanditto. Per me Mima è luce. Ho immaginato un universo di forme semplici ma non banali. E la scelta del non colore è perché io vengo dal mondo mediterraneo, per me il colore è luce, quindi l'argento rappresenta la luce e i bambini rappresentano il futuro, quindi la luce è un po' una speranza per il futuro. Questo modello fatto con un messaggio Forza Giappone, Gambare Nippo. E come le foto, volevo mettere una faccia di prodotto che poi chissare sopra con che sono bambini. Volevo creare una cosa simpatica per i bambini. Celebrazione della
la crescita, il bambino cresce, l'erba cresce e si spera in un futuro più, più positivo. Questa è un po' la, la simbologia che ho usato. Io con questo ho voluto far vedere che qualsiasi persona può decorare il passeggino. Questo è semplicemente lasciare la testa vuota e dipingere come vuoi. Questa è un'esplosione di creatività che tutti noi possiamo fare.